Buonasera, ancora qui in diretta da Milano All News, abbiamo cambiato location, in questo momento ci troviamo in via Padova, sempre per gli eventi della Civil Week. Ci troviamo qui con il presidente della cooperativa Bicam, ovvero Benessere e Cambiamento, che ci racconterà un pochino l'attività di questa passeggiata che ci sarà in questo tardo pomeriggio. La passeggiata parte da qui perché siamo in via Padova all'angolo di via Giacosa, sono in corso dei lavori che verranno ulteriormente portati avanti nel tempo per la riqualificazione della via. Tutta una serie di cose che vedremo lungo la passeggiata, i lavori di riqualificazione, il recupero della piscina, il punto di comunità dell'ex convitto che aprirà i giardini di via Mosso, la Tunnel Boulevard, gli orti di via Padova, sono frutto di un lavoro che ha messo insieme cooperative, associazioni, cittadini attivi, istituzioni, a partire dal Comune di Milano, il Municipio e Fondazione Cariplo, che ha finanziato alcuni di pezzi di cui ho parlato importanti per la rigenerazione del territorio. In questo quartiere la cosa particolare è che sono in corso da tempo una serie di attività di cura delle persone e di cura del territorio, all'interno delle quali il tipo di aiuto fornito dal volontariato insieme al terzo settore e alle istituzioni e alla Fondazione Cariplo è stato fondamentale, perché da delle idee si passasse a uno sviluppo di una progettualità e che raccogliesse anche i favori delle istituzioni attraverso, per esempio, con il bilancio partecipativo, il voto dei cittadini, attraverso i patti di collaborazione, con uno strumento che il Comune ha creato per inquadrare la partecipazione, attraverso poi dei finanziamenti con dei bandi, delle occasioni per portare avanti dei progetti di cura delle persone, come ad esempio il progetto QB per la povertà di minori e famiglie, ne cito uno tra i tanti, e tante altre progettualità che riguardano il tema dell'ambiente, il tema della cultura, il tema della rigenerazione urbana. Ecco, sono tutta una serie di cose in cui insieme, in una condizione di collaborazione, anche con qualche conflitto delle volte, perché magari ci sono dei ritardi sui lavori, si voleva fare una cosa e non l'altra, siamo impegnati. Ecco, è questa un po' la particolarità dell'esigenza di aderire alla Civil Week, per mettere insieme diverse risorse dal basso e dall'alto, perché servono tutte e due per fare la differenza e per rigenerare dal punto di vista fisico la città, ma anche per rigenerarla a livello umano. È questo. E questo è anche un pochino quindi il motto, il cuore di Bicam. Sì, sì, ma al di là della cooperativa, che ha un ruolo, una funzione di collante, di fermento, di tenuta insieme di legami. A noi interessa sempre essere all'interno di progetti in cui abbiamo magari anche una piccola parte, ma riusciamo a costruire una rete, a tenere una rete, a sviluppare una rete da un progetto all'altro per occuparsi di un territorio. È un po' questo il nostro compito e ci piace farlo dall'ultimo, tra virgolette, dei cittadini attivi alle istituzioni, perché va creato un ponte tra queste realtà, vanno allestite tutta una serie di situazioni che con pazienza devono reggere nel tempo e portare avanti dei risultati. Non è sempre facile, però l'appello che ci sentiamo di fare è: questo territorio insegna che con tante risorse di ogni tipo, con pazienza, le cose si possono fare, e c'è un grande cammino ancora davanti, perché tante cose sono incompiute, tante altre cose si possono fare. Penso qui come altrove a Milano, ma la forza del volontariato, del terzo settore, delle istituzioni e la necessità che qualcuno queste cose le sostenga e le finanzi sono assolutamente una possibilità di sviluppo che parte dai bisogni dei cittadini e dai desideri dei cittadini. Beh, direi che questo rappresenta perfettamente quello che la Civil Week vuole dimostrare ai milanesi. E adesso lascerei anche la parola a qualche altro rappresentante di associazioni e istituzioni che saranno proprio qui oggi per questa passeggiata. Buonasera, sono Donatella Ronchi, una presenza del Municipio 2 da lungo tempo. Nasco come cittadina attiva e presidente poi dell'associazione FAS, Ferrante a Porti San Martini. E poi sono stata eletta in questo municipio e sono diventata assessora al welfare e anche al volontariato. Per cui qui rappresento molti cappelli. Questa iniziativa è molto interessante perché mette in luce la rete dei quartieri, mette in luce la volontà dei cittadini attivi di vivere lo spazio e di renderlo più bello, perché non parliamo solo di teoria, solo di idee, ma anche fisicamente di impegnarsi e cambiare unendosi anche alle istituzioni, perché questo quartiere è cambiato anche grazie al bilancio partecipativo, anche grazie a tantissime altre iniziative che le istituzioni hanno
preso dai cittadini e fatte proprie e portato avanti. Un'altra associazione che è molto importante è che in questo momento mi hanno chiesto di fare da portavoce anche per loro perché non potevano essere qui, è Rete Scuole Senza Permesso, che è un insieme di molte scuole che insegna italiano agli stranieri senza chiedere la loro provenienza, senza fare domande, tranne aiutarli a imparare l'italiano, superando anche quelli che sono, preparandoli anche a superare i test necessari per avere la cittadinanza, per avere anche il permesso di soggiorno e quant'altro. E nella Civil Week faranno questo momento al trotter molto lungo, dalle 14 alle 20 di sera, molto interessante perché avremo la possibilità di vedere, di fare una prova di cricket, di danze, di vedere danze d'Oriente e da altri paesi, di farci fare, non so, i tatuaggi a Denne o soddisfare altre curiosità, un po' come viaggiare. Quindi è questo, una volta tanto, è questo scambio. Io ti insegno l'italiano, ma tu vieni e mi racconti la tua ricchezza, che è quello che succede con le scuole per italiano, nel senso che sono il primo tassello dell'integrazione, del conoscersi, non solo perché la lingua è importante per integrarsi, ma perché è il primo luogo di scambio relazionale, perché alla fine chi chiederai se dovrai scrivere il figlio a scuola o avrai qualche difficoltà per compilare il permesso di soggiorno? Al tuo insegnante. Ma lo stesso poi succederà che col tuo insegnante andrai a vedere un film, piuttosto che si diventa amici, si va fuori a mangiare assieme. Quindi trovo molto importante questo tassello nella Civil Week e che sia fatto poi al Trotter, che è un parco scolastico, che è nato come 100 anni fa come parco scolastico. Quindi quale luogo migliore? Buongiorno, noi siamo di Via Padova Viva, io sono Emma Muracchioli, il presidente, e lui è Stefano Costa del Consiglio. E il nostro è un lavoro che si estende su tutta la via, lavoriamo molto sul senso di comunità e per far questo stiamo curando, diciamo, gli aspetti della rete. Per esempio ci occupiamo dell'abitare in via Padova e dintorni, e infatti ieri per la Civil Week abbiamo fatto un convegno con l'assessore Maran, Chiara Rizzica di Milano Abitare, eccetera. Ovviamente la base dell'abitare dignitoso in via Padova è la possibilità di poterci abitare. L'abitare dignitoso però implica anche che ci sia un contesto dignitoso, e per questo motivo siamo i capofila dell'ultima edizione del bilancio partecipativo, per cui lascerei la parola a Stefano. Ok, nel 2017 come Via Padova Viva abbiamo deciso di partecipare al bilancio partecipativo con uno studio di architetti, All Out, uno studio di giovani architetti che ci hanno presentato un progetto che riguardava tutta la Via Padova, quindi da questo punto dove siamo oggi in via Giacosa fino a piazza Costantino. Si trattava di riqualificare la via, quindi far diventare questa via Padova, che è una via in questo momento anche per la mobilità una via di scorrimento, farla diventare una strada e una via di quartiere, quello che in realtà è la via. Se voi date un'occhiata a questa via Padova, è una via dove c'è sempre socialità, dove ci sono sempre persone che camminano, che si fermano, che parlano e così via. Noi volevamo, dal punto di vista urbanistico, proprio cambiare la nostra via, che un po' rappresenta il nostro quartiere. Abbiamo partecipato a questo bilancio partecipativo come sfida, nel senso che voi pensate a un bilancio partecipativo, ci sono più di 200 progetti. Il nostro è stato il più votato a Milano, quindi dai cittadini. Siamo arrivati praticamente secondi, contando i bonus che davano i consigli di municipio e il comune, ma primi invece per quanto riguarda il voto dei cittadini.
Vincendo il bilancio partecipativo abbiamo avuto la sorpresa che il comune ha voluto molto ampliare il progetto che aveva vinto. Noi avevamo vinto presentando un progetto in un piccolo pezzo della via Padova, quindi da via Anacreonte a via Pontano, dove c'è l'anagrafe, e poi dove c'è anche via Cavezzali 11, che è uno dei condomini più problematici a Milano dal punto di vista delle criticità e del disagio sociale. E noi l'avevamo presentato proprio per questo, perché rappresentava da una parte le istituzioni con l'anagrafe e dall'altra invece un grosso problema di criticità. E il comune, una volta vinto il bilancio partecipativo, ci ha fatto la sorpresa, ci ha detto che il progetto diventava lungo 2 chilometri, quindi da, come dicevo prima, da dove siamo oggi, via Giacosa, fino via Ricci, che è lontano da qui, appunto 2 chilometri. Verranno quindi riqualificati i marciapiedi, la strada, verranno create delle aiuole, messo del nuovo verde, 230 alberi, e quindi 8 piazze verranno create lungo la via, con sedute, panchine, alberi, aiuole, nuovo verde. E poi anche dal punto di vista della mobilità questa via diventerà una via a zona 30, quindi molto pedonalizzata, con marciapiedi ampi, e la strada verrà appunto ridotta. Ecco, quindi noi siamo felici, insomma, di aver ottenuto questo risultato. Mi chiamo Maurizio Murino, sono un sociologo dell'infanzia. Con Spazio Pensiero abbiamo fatto una parte del lavoro attraverso la città intorno, curando un'azione che si chiama Idee Bambini e Pensieri Bambini, coinvolgendo i bambini della scuola primaria, e poi attraverso l'azione a Piccoli Patti, sempre all'interno della città intorno, in cui abbiamo coinvolto i bambini nella ideazione di alcuni interventi che sono entrati a far parte di patti di collaborazione curati dall'Absus insieme a Italia Nostra. In questo quartiere, in particolare l'anno scorso, con i ragazzi della scuola di via Giacosa, con quelli del plesso di via Russo, abbiamo fatto alcuni incontri, insomma, nei giardini di via Mosso, dove i bambini sono stati chiamati a dire la loro su possibili interventi da fare in quel giardino, ma è stata anche l'occasione per sperimentare un possibile utilizzo di quello spazio come aula didattica all'aperto. Sono stati fatti degli incontri in diverse giornate, per esempio anche con il contributo di Legambiente. I bambini hanno per esempio sperimentato attraverso un'applicazione la conoscenza di diverse specie vegetali che neanche immaginavano ci fossero, oltre 50, e hanno quindi sperimentato la possibilità di utilizzare quello spazio anche come ricerca, in questo caso una disciplina di tipo scientifico, ma eventualmente anche per altre possibilità. Al ritorno in classe questa esperienza si è trasformata nella produzione di testi letterari, di poesie in particolare, e quindi ha creato anche una connessione con altre discipline. Credo che questa sia stata un'esperienza per loro utile e interessante, per la città la possibilità di considerare anche la scuola come una scuola di tipo diverso, una scuola aperta che si affaccia al territorio, che si affaccia al quartiere, e crea una connessione appunto con la città. Io penso che da questo punto di vista sia un'esperienza che si può anche replicare, così come accadrà e sta accadendo anche in altri quartieri. Mi chiamo Franco Beccari, sono di Legambiente e ho seguito il progetto degli orti di via Padova. Gli orti di via Padova sono nati nel 2014 in un appezzamento di terra di proprietà del Comune di Milano di circa 2000 metri quadri, che erano abbandonati ed erano una discarica sostanzialmente. Da allora abbiamo cominciato a lavorare con molti volontari e l'abbiamo trasformato in un giardino condiviso. È una cosa importante perché qui in via Padova, quando sono nati gli orti di via Padova, c'era una brutta nomea della via. Tutti pensavano che succedessero solo cose bruttissime in via Padova, e proprio per questo motivo noi abbiamo deciso di chiamarci Orti di via Padova, per dire che in via Padova succedevano anche cose belle, e cose belle da allora, ma anche prima, ma da allora soprattutto,
hanno continuato ad essercene, perché davvero questa zona della città è popolata di associazioni, di gente che ha voglia di mettersi insieme e di cambiare la situazione in cui si è. Ad esempio, vedete che anche qui di lato ci sono dei lavori in corso. Questi lavori sono stati chiesti, voluti, votati dalla gente durante il primo bilancio partecipativo, e anche tante altre cose che succedono in questo pezzo di via sono state chieste dalla gente, supportate dalle associazioni, e pian piano le stiamo realizzando. Ad esempio, uno dei progetti che abbiamo atteso più a lungo, ma con cui abbiamo sempre lavorato, abbiamo lavorato tantissimo, è stata la ristrutturazione dell'ex convitto, del Trotter. Poi ve ne parleranno altri che se ne sono occupati in maniera più specifica per alcune cose, ma ci sono voluti 25 anni per farlo. Quello che secondo me caratterizza le associazioni che stanno dentro questa rete è che sono perseveranti, continuano a portare avanti le proprie idee e i propri progetti senza farsi scoraggiare. E allora questo è importante, e speriamo che con l'amministrazione pubblica, con la quale abbiamo sempre collaborato anche per gli orti, perché come dicevo prima il terreno è del Comune di Milano, continui questa collaborazione e si approfondisca, perché questo è importante ed essenziale. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Calabria degli Amici del Parco Trotter. È un'associazione che esiste ormai da 27 anni ed è nata in un momento particolarmente di degrado del Parco Trotter, ed è un anello di congiunzione tra scuola, quartiere e parco. E venite a vederlo, intanto troverete un parco stupendo, troverete una scuola stupenda, che è l'unica scuola all'aperto di Milano, l'unica, è una delle più belle scuole all'aperto di Milano, con i suoi 127.000 metri quadri di verde e 70% del verde presente a Milano. Dell'associazione potrei dirvi mille cose, ma non vorrei annoiarvi più di tanto. Posso dirvi che da tanti anni stiamo cercando di rendere il parco vivo, di rendere il quartiere vivo, e in questo nostro agire abbiamo incontrato tantissime associazioni. Forse la cosa più bella di questo luogo, di questa zona, è il bell'associazionismo che si muove. E nell'insieme di queste associazioni ci siamo ritrovati spesso nell'agire, e tra le varie attività che abbiamo messo insieme c'è appunto questa passeggiata che sta all'interno della Civil Week. In realtà sono tre giorni di Civil Week che si stanno sviluppando qui all'interno del Trotter e nella zona. La prima ieri sera sull'Abitare, probabilmente qualcuno di voi l'avrà già vista, che è stata molto interessante, ha visto la partecipazione anche dell'assessore Maran, ma soprattutto è stata forte per la sua capacità di porre finalmente dei temi come la gentrificazione in luoghi come questi. E quella di oggi è una passeggiata che va un po' nel seguito di quella precedente, perché cosa vuole fare? Vuole mostrare ai cittadini i luoghi del cambiamento. C'è sia un cambiamento sociale, ma c'è anche un cambiamento strutturale. In questa passeggiata incontreremo via Padova con i suoi cambiamenti, la ex piscina del Trotter con i suoi cambiamenti, il convitto con i suoi cambiamenti, e poi arriveremo, passando sotto il tunnel Boulevard, agli orti di via Padova. Il convitto è uno dei luoghi, come dire, in cui a mio avviso si svolge una delle battaglie, oso dire, più interessanti per rendere questo quartiere ancora più bello e accettabile. E quindi sono tutti i luoghi che potrete incontrare. Molto di questo, ed è per questo che siamo all'interno della Civil Week, è fatto attraverso le associazioni, attraverso i volontari, attraverso la voglia dei cittadini attivi di cambiare quanto ci sta intorno. E quindi venite in questa zona, venite in questo parco, venite in questa scuola, e venite, sperando che il tempo ci grazi, a domani pomeriggio, il 7 pomeriggio, nel parco. Cioè, sarà la fine, diciamo, della nostra tre giorni, non quella della Civil Week, che continua l'8. Troverete una stupenda festa dei popoli fatta con la rete delle scuole senza permesso cittadina, e troverete anche vari corpi, vari balletti folcloristici di vari paesi che ci faranno capire cos'è il folklore e cos'è lo stare insieme. Tutto in quell'insieme di comunità che ha caratterizzato sempre questa zona. Via Padova è sempre stata la via più multietnica a Milano, con le sue 54 nazionalità. E questo vogliamo che resta, questo insieme, questo mondo, e il volontariato si spende per questo.